Scusate la location, ma stamattina mi sono svegliato e non ho sentito Bella Ciao. Ho visto lo sgabuzzino, signori. Mi hanno chiuso nello sgabuzzino, ma non solo a me, signori. Guardate, anche loro, il barba scacchi, il barba stratega, il barba psicologo, siamo chiusi nello sgabuzzino, signori. Attenzione, c'è anche Brady! Brady, anche tu sei qui! Ciao, sono Brady, mi hanno chiuso, ci hanno chiuso tutti quanti dentro lo sgabuzzino, è stato il barba tattico. Come il barba tattico? Sì, ha lasciato un messaggio per te, ha lasciato un messaggio per me. Barba stratega, ne sai qualcosa? Anch'io mi sono svegliato nello sgabuzzino stamattina. Barba psicologo, col camice, ma vedo che il camice è un po' rovinato, che è successo? Una colluttazione? Penso di sì, non lo so, non ricordo più niente. Purtroppo forse era stato il barba tattico, ti ha lasciato un messaggio. Ha lasciato un messaggio. Ha lasciato un messaggio, signori. Ha lasciato un messaggio. Vediamo un po' cosa dice. Caro Carlo, sono riuscito a evadere dallo sgabuzzino, grazie al rasoio elettrico. Poi mi sono avviato nel bagno, ho visto Scacchina che dormiva nel water, ho tirato lo sciacquone. No! Lo sciacquone, no! Scacchina! Scacchina, no! Che fine ha fatto, povero Scacchina! Poi va avanti, dice: vi ho messo i barbaturici nei bicchieri, prima di andare a dormire vi ho così avvelenato. Vi siete svegliati, nello sgabuzzino, vi ho chiusi dentro. Bene, bene, bene. E poi cosa dice? Ah, ho dato a Cacciabredi, ma il caricabatterie del rasoio elettrico non lo trovo più perché il rasoio elettrico si è scaricato. Ora me ne vado. Ciao, ciao, datemi i soldi per l'estate, altrimenti non vi tirerò più fuori dallo sgabuzzino. Resterete lì per anni e anni, signori. Ci ha seppelliti nello sgabuzzino, incredibile, incredibile. Però ci ha lasciato la scacchiera. Quindi ci sarà il match, la seconda partita del match, signori, direttamente dallo sgabuzzino. Solo su questo canale, like e iscrizioni. Arbitro speciale Brady. Brady, da in cima allo sgabuzzino, guardate qui. Volevate vedere lo sgabuzzino? Ecco lo sgabuzzino. Adesso sistemiamo un po' la telecamera. Così riusciremo a vedere bene la partita. Vediamo se riusciamo a... Perché qui c'è tutto un pasticcio. Segnali. Quadra. Ok, così dovrebbe andare abbastanza bene. Signori, sono riuscito a sistemare la telecamera. Signori, un po' qui nello sgabuzzino è un posto angusto. Segnali, 10 centimetri quadrati, per fortuna c'è una lucina, un po' così. Bene, partita, pezzi bianchi, seconda del match tra il barba psicologo e il barba stratega, segnali. Tocca a te, barba psicologo, hai il bianco, barba psicologo. Sì, tocca a me. E 4, apertura a dire. Attenzione signori, apertura a dire. Bene. Tenere meglio questa telecamera. Va bene. E 4, perfetto. Cosa fai, barba stratega? Come rispondi? E 5, una partita classica. E 4-5, tanto signori, poi dopo andiamo a vedere col motore, ok? Adesso qui magari
Capirete poco niente dentro la sgabuzzina, no? Vedete? I barbascacchi sono qui, i bredi di sopra. Vabbè, però, più o meno. Sembra che ci siamo riusciti a sistemare, però appena acciufferò il barbattattico, signori, lo faccio diventare rosso come un peperone. Ah già, che stupido, è già rosso. Devo cambiare colore. Lui ha usato rasoio elettrico per scassinare la serratura. Ci ha avvelenati. Quei barbaturici. Noi così ci siamo addormentati. Lui ha stordito il barbapsicologo, lo anche, perché il barbapsicologo si era accorto che c'era qualcosa che non andava, ha cercato di ribellarsi, però era troppo debole, infatti il barbatattico lo ha malmenato. E poi dopo il barbapsicologo si è addormentato anche lui, ci ha chiusi qui dentro. Anche Brady ha chiuso. A Brady voleva togliere la pelliccia col rasoio, ma il rasoio ormai era scarico. E non ha trovato il caricabatterie. C'è scritto pure il messaggio, signori. Adesso siamo chiusi qui. E io cosa devo stare qui? Chiuso una settimana, signori. Vabbè. Andiamo avanti, almeno il match continuiamolo. Poi dovremo trattare col barbattattico. Lui vuole i soldi per l'estate, signori. Ma la psicologo cosa giochi adesso? Cavallo F3! Cavallo in F3, pronti. Barba stratega. Cavallo C6. Cavallo in C6. Ah, una partita di re. Vediamo cosa facciamo qui. Una Ruy Lopez. Hai proprio ragione, Carlo. Facciamo una Ruy Lopez. Come abbiamo usato per la preparazione di Nepo. È vero, il barba psicologo era uno dei trainer, uno dei secondi di Nepo Miaci, signori. Benissimo, Vescovo B5, Ruy Lopez, cala Ruy Lopez, perfetto. Adesso barba stratega, giochiamo a 6, cosa giochiamo? Chissà quale Ruy Lopez vorrà giocare. Ah, ho una sorpresa, questa l'avevamo preparata per il match, in caso di spareggi blitz con il nero per dinghe. A5, variante bulgara. A5. Attenzione, signori! Al posto di giocare la solita A6, la morf. Qui gioca la variante bulgara, signori. A5. Una variante riesumata dal barba stratega. Io la ricordavo vagamente, ma non ne ho mai capito il senso. Devo essere sincero. Praticamente il vescovo rimane in tonso. Però guadagna spazio sulle case scure. Strano questa variante. Vabbè. Vediamo il barba psicologo se è pronto. Sei stupito, barba psicologo? Un pochino, però vediamo di giocare mosse psicologiche. C3! C3, signori! Continua col solito piano Roy Lopez senza spostare il vescovo perché non è stato attaccato. C3 vorrà giocare D4. Attenzione, la partita sta assumendo connotati incredibili. Barba stratega. Tocca a te. Ah, qui siamo in piena preparazione casalingua. F5! F5, signori, F5, ma cos'è un gambetto Jensch ritardato, uno Schliemann con A5, F5, ma che roba è sta a fare qui? Poi andiamo a vedere col motore, perché sta roba qui non può essere una roba corretta, signori, però loro sono barbascacchi, giocano a scacchi in maniera totalmente diversa, sia dagli esseri umani che dai motori, signori, F5. Cosa facciamo, barba psicologo? È per F5. E per F5, accetta il gambetto, signori. Accetta il gambetto. Incredibile, ha accettato il gambetto. Barba stratega. Non pensavo accettasse il gambetto. Invece l'ha accettato.
Va bene, continuiamo di punteruolo. E quattro? E quattro, signori, di punteruolo. Attacca il cavallo. Signore, incredibile, attacca il cavallo. Guarda, lo sgabuzzino siamo un po' allo stretto, signori. Io sono ancora con le ciabatte, con i piedini. Guardate qua, con i piedini scalzi. Mi ha addormentato, poi mi ha prelevato dal letto il barbatattico, maledetto. E quattro, cosa facciamo qui, barba psicologo? Cavallo di quattro. Cavallo di quattro, salva il cavallo. Propone un cambio di cavalli, signori, il barba psicologo. Cambio qui dallo sgabuzzino. Cambio di cavalli. Barba stratega. Cavallo F6, sviluppiamo i pezzi. Cavallo F6, sviluppa i pezzi. Cavallo F6, sviluppato il pezzo. Posizione molto molto particolare. Incredibile. Baba psicologo. Un attimo che stavo pensando. Ma cosa pensi che non hai il cervello? Cosa pensi? Di tra. Di tre, di punteruolo. Vuole andare a rompere, signori. Vuole andare a rompere. Qua sbattono le porte, incredibile. Di tre di punteruolo. Vuole interrogare il pedone 4. Barba stratega. Ci per di 4. Cavallo per di 4. Cavallo per di 4. Ha sberluccato il cavallo. Incredibile. Ci per di 4. Ci per di 4. Prende il pezzo. In cambio di pezzo, bianco ha una orribile doppiatura di pedoni, signori, sulla colonna D. Incredibile. Ma diesel. Adesso, barba stratega, cosa facciamo qua? Ci sei! Ci sei, minaccia al vescovo. Minaccia al vescovo. Attenzione, qui barba psicologo sei in difficoltà, il vescovo è minacciato. Io me ne frego del vescovo, come lo chiami tu? Io lo sacrifico pure! Attenzione, baba psicologo! Mossa psicologica sacrifica il vescovo! Ma come sacrifica il vescovo? Sì. Di per quattro! Di per quattro! Si sberlucca il pedone e lascia il pezzo in presa! Sacrificio di pezzo del barba psicologo! Del barba psicologo, da barba psicologo! Incredibile, barba stratega, ma questa cosa qui! E tu dovevi sorprendere lui, ma è lui che ha sorpreso te! Ah, non importa, io ho un pezzettino in più. Allora cosa facciamo in questo caso? Non ce lo sberlucchiamo il vescovo. Un C per B5. C per B5, si è sberluccato un pezzo. Pezzo per due pedoni, signori. È un classico dei barbascacchi, quello di avere materiale squilibrato. Ok? Ah. È una partita incredibile questa, non ho mai visto una roba del genere. E cosa facciamo qui, baba psicologo? Andiamo di punteruolo, e 5. E 5 di punteruolo sul cavallo, incredibile, attenzione, baba psicologo, c'è il cavallo in presa. Lo vedo che impresa non ha bisogno di te. Tu che non sei capace a giocare. Io do uno scacchetto di con il fiere, fiere in B4 scacca! Vescovo B4 scacco. Vescovo B4 scacco re. Che facciamo qui? Barba psicologo. F1! Re F1. Non copre lo scacco. Sposta il re addirittura. Ha sacrificato un pezzo e tiene il re al centro. Incredibile.
Barbastratega, te, RF1. Io invece che posso ancora Rocca Corto, a Rocca Corto, il Barbastratega, a Rocca Corto, il Barbastratega, incredibile, ha messo il tuo sicuro, è il pezzo in più. Barba psicologo, tocca a te. A3, diciamo, interroghiamo con l'alfieruccio. A3, interrogazione del vescovo. Signore, barba stratega. Anch'io sono capace a lasciare i vescovi in presa, che ti credi? Sono mica l'ultima. Guarda che mossa che ti faccio adesso. Ma che mossa vuoi fare? Che mossa vuoi fare? Te lo faccio vedere subito, me la vuoi stare luce. No, attenzione! Il barba stratega la vuoi stare luce, nello sgabuzzino! No, non farlo! Incredibile! Che cosa hai visto a questa luce? Cavalle 4! Cavalle 4 ha lasciato il vescovo in presa, signori! Cavallo in E4! Ma che mossa è cavallo in E4? Ha lasciato il vescovo in presa, signori! Secondo me è una trappola, non lo prendo quel vescovo. Secondo lui è una trappola. Non so, non riesco a capirci nulla in questa posizione. Cavallo E4 è veramente enigmatica. La vedremo col motore, perché devo essere sincero, non ci capisco nulla. Non ci capisco nulla. F3! Minaccio anche cavallo! Due pezzi in presa! F3! Attenzione, attenzione, barba stratega, i due pezzi in presa. E io li lascio tutti e due in presa. D5 di punteruolo, D5 di punteruolo. Incredibile, ha lasciato tutti e due i pezzi in presa, vabbè che il pezzo in più, però li ha lasciati tutti e due in presa. Ma che partita è questa? Barba psicologo. Faccio una mossa psicologica. F6. F6 di punteruolo. Va avanti con i punteruoli, non prende nessuno dei due pezzi. Ma che partita è? Ma come sono i barbascacchi, signori? Una fiore di 6, questo lo salvo. Attenzione, ha salvato il vescovo. Ma attenzione però. Lo salvi dove? È sempre in presa! È incredibile il barba psicologo, guardate che cosa ha combinato! Ha creato questa rete sulle case scure, con i pedoni, per non far trovare casa al vescovo, case di fuga. Allora, piuttosto di perderlo, il barba stratega lo ha giocato in D6, lo perde in D6 piuttosto per dividere la struttura pedonale. Ma che partita è? Ora si sverrucherà un pezzo, sicuro. Me lo sberlucco! F per cavallo E4! Ecco qua, via, ha recuperato il pezzo. Ha recuperato il pezzo. Adesso c'è il vescovo sotto cattura, attenzione. Infatti Alfiere C7! Vescovo C7. Interessante. Bravo psicologo. Qui bisogna giocare a mosse psicologiche. Re ne una. Ha mosso di nuovo il re, incredibile, barba psicologa. Con una rocca muove due volte il re. Con tutti i pezzi della donna da sviluppare. Incredibile. Poi dicono che bisogna sviluppare i pezzi. Ma ditelo ai barbascacchi. Sono proprio curioso di sapere il motore cosa dice questa roba qua. È incredibile. Barba stratega, intanto mi sberlucca. E che cosa sberlocchi? Cosa sberlocchi? G per F6, G per F6. Ha sberluccato un punteruolo. Si è sberluccato un punteruolo, incredibile. Che succede qui? Barba psicologo.
Allora, ci c'è, sviluppiamo i pezzi. Sviluppa il pezzo, incredibile. Incredibile, dopo 14 mosse sviluppa il pezzo. Dopo 14, sono di più di 14 qua, quante sono? Brady, quante mosse sono? 17. Bravo Brady, che fai l'arbitro e hai anche salvato la pelliccia. Bravo Brady. Torniamo qui. E io mangio ancora F per 5. F per 5. Altro punteruolo che parte. Guardate come sono messi i pedoni al centro. F per 5. Incredibile. Donna H5. Donna H5. Mostruosa donna H5. Signori, mostruosa. Incredibile. Non vuole dare matto. Lo vuole fare. Stato di donna, signora. Donna F6, guardiamo i ripari. Donna F6. Donna F6, sulla colonna ci sono un bel po' di pezzi. Un bel po' di pezzi. Attenzione, minaccia matto quasi in F2, quasi matto. Attenzione. Alfiere in E3, sviluppiamo. Vescovo in E3, sviluppo. Attenzione, vescovo in E3, sviluppo. Barba stratega. Mi sviluppo ancora un punteruolo. E per D4. Oggi sono goloso, stato chiuso una gigabuzzina. Ho fame. Ecco qua. E per D4. Altro punteruolo catturato, signore. E forchettone! E forchettone! Hai due pezzi, cavallo e vescovo, signori! Anche il forchettone, incredibile! Incredibile! Che fa quel barba psicologo? Cavallo per D5! Cavallo per D5! Si toglie dal forchettone, signori! Toglie dal forchettone, minaccia la donna e minaccia il vescovo. Doppio. Incredibile. Barba stratega. Donna in E5. Donna in E5. Deve salvare la donna. Vai in E5. Incredibile. No, in E5. No. In E5. Non in D6. In D6 manca le coordinate. E vabbè, sono chiuso uno sgabuzzino, ho perso i riflessi, signori. Siamo chiusi qua, tanto dovremmo farci compagnia per una settimana, a meno che non diamo voi, cioè voi due dovete dare una parte dei vostri soldi a Barbatattico per andare in vacanza, ok? E io non ho un centesimo. Donna in 5 propone il cambio delle donne. Ecco. Scusate, ho sbagliato. Barba psicologo, donna 5 scacca, donna G5, G di Genova, donna G5 scacco. Ah, perché vuoi cambiare le donne dove? Tu? Capì. Cambiamo le donne. Donna per donna. Donna per donna. Fine per donna. Vescovo per donna. Perfetto. Perfetto, quindi siamo andati in una semplificazione qua. Bene, che succede adesso? Barba stratega, alfiere in E5, vescovo in E5, era sotto il cavallo e giustamente lo toglie, signore. E per D4! No, che cosa state dicendo? Scusate, anch'io ho un calo degli zuccheri. Attenzione, il parapsicolo ha un calo degli zuccheri. Sta ripetendo le mosse che ha già fatto.
Adesso mi ripiglio. Un torroncino pernigottino in C1. Torrone pernigotto in C1. Eccolo lì. Effettivamente qui è dura, resistere nello sgabuzzino, anche per un barbascacco. Barbastratega. D3, spingiamo di punta ruolo. D3 di punta ruolo, incredibile. D3 di punta ruolo. D3 di punta ruolo. Affiamo H6. Vescovo in H6. Attenzione. Vescovo in H6. Roba stratega. Torre in E8. Torre in E8. Difende il vescovo. Signore. Bravo psicologo. Re di 2. Vengo su come caffè al mattino. Re di 2, signori. Vuole andare a sberluccarsi il pedone di 3. Vuole andarsi a sberluccare il pedone di 3. Incredibile. Affiamo in D7, sviluppiamo. Vescovo in D7, sviluppa i pezzi dopo 20 mosse. Incredibile. 25 mosse, quindi siamo alla 25esima, vero arbitro Brady? Sì, siamo alla 25esima. Ecco qua, bravo Brady, in mezzo ai piatti detersivi. Signori, c'è un po' di tutto qua. Bene, signori. Tocca a te, barba psicologo. Torre H1. Torre H in F1. Prende la colonna aperta col torroncino pernigotti. Alfiere C6. Vescovo C6. Va ad attaccare il cavallo, fa qualcosa. Incredibile. Torre F5. Rook left, torre F5. Rock left, incredibile, del barba psicologo. Alfiere per B2, mi sberlucca un pedoncino. Si sberlucca il pedoncino, attenzione qua. Sacrificio di pedone. E attacca anche il torroncino per Nigrotti, del barba psicologo. Barba psicologo, hai sacrificato un pedone. Fatti gli affari tuoi, torre B1. Torre B1. Attacca il vescovo, signori. Attacca il vescovo. Alfiere per D5. Ah, cambia il cavallo col vescovo, via. Toglie il... Ha tolto il cavallo di mezzo. Torre G5 scacco. Non prende subito il pezzo, attenzione. La prima scacco di torroncino per Nigrotti. Intermedia, roba stratega. Re F7. Re F7 viene su come il caffè al mattino. Adesso mi sberlucco il pezzettino. Pedone per alfiere. Pedone per vescovo. Perfetto. Roba stratega. Non pensare. Adesso faccio una mossa delle mie. Ma non andare verso la luce perché siamo uno sgabuzzino. Va bene. Lascio il vescovo in presa. Quasi quasi gioco B4 di punta ruolo. Attenzione! B4 di punta ruolo. Lascio il vescovo in presa. Sacrificio di pezzo nel finale. Sacrificio di pezzo nel finale. Ma che roba è, signori? Non fatela a caso sta roba qui. Ma cos'è sta roba? B4. Io sberlocco, grazie del pezzettino. Ha sberloccato. Il baba psicologo sberlocca. E adesso come fa il baba stratega? Hai pezzi in meno. Stai zitta. Sono stratega mica per niente.
Non riesco a capire questa partita, è indecifrabile, signore. Torre in due scacca. Torre non è per Nigotti né due scacco. Adesso non può sbarruccarsi il pedone, se no parte il torrone per Nigotti. Attenzione, barba psicologo. Re C1 è praticamente forzato. Barba stratega. Torre C8 scacca. Torrone per Nigotti in C8 scacco. Sta usando i due torroncini per Nigotti senza un pezzo, incredibile. Senza il vescovo. Scacco. Bravo psicologo. Re B1. Scappa il barba psicologo. Barba psicologo scappa. Incredibile. Barba stratega. Torre per B2 scacco. Cambia il torrone per Nigotti col pezzo in meno. Avanti. Presa. Barba psicologo. Re per B2 ovviamente. Recupera il pezzo. Sì, però c'è il pezzo in più adesso, barba psicologo. Che succede adesso? Barba stratega. Sto pensando. Un pezzo in meno, avrò il diritto di pensare. Va bene. Pensaci un po'. B per A3 scacco. Incredibile questa mossa. Attenzione, non può mangiare il pedone, perché sennò dopo D2 va donna, torrone per Nigotti e vescovo non intervengono sulla promozione del pedone. È incredibile questo escamotages. Incredibile, signori, escamotages. Ma che roba è qua? Bravo psicologo. Re B3 si mette nel quadrato del pedone, non lo prende, ha visto tutto anche lui. Ma che posizione incredibile, signore. Incredibile. E noi spingiamo ancora di punta ruolo D2. D2 di punta ruolo, minaccia di andare a fare donna, minaccia di andare a promuovere. Barba psicologo. Torre F5 scacco. Riporta il torrone per Nigotti sul re e minaccia col vescovo il pedone in D2. Sembra fatta per il barba psicologo. Ha trovato l'intermedia. È incredibile. Ha trovato un bel niente. Re G6. Vengo su come caffè al mattino. Barba stratega dice Re G6, attacca vescovo e attacca torrone per Nigotti. Incredibile, doppio attacco. Re G6. Torrone per Nigotti in F1. Deve ridare il pezzo per impedire la promozione. Brava stratega, hai visto? Ha recuperato il pezzo. Ho visto. Rampa H6, sberlocca il vescovo. Adesso come siamo qui? Finale con 5 pedoni per il barba stratega e 3 per il barba psicologo e torroni per Nigotti. Adesso alla fine è andato con 2 punteruoli in più. 2 punteruoli di più.
Papa psicologo. No, due sono un po' troppi. Ne togliamo qualcuno adesso. Torre di uno. Torre di uno. Ecco qua. Adesso sto finale qui potrebbe andare anche per un pareggio. I peli del nero sono deboli. Non è ancora finita. Incredibile, non è ancora finita. A 4. A 4. A 4 scacco. A 4 scacco, che scusate, sono un po' intontito dallo sgabuzzino. Qua c'è un odore di detersivi incredibile, sto soffocando. A 4. Scacco. Sacrificio di pedone. Repera 3! Repera 3! Prende il pedone in A, in A3. Torre C3 scacca! Ecco, è sceso il torre pernigotti, da scacco! Repera 4! E adesso siamo a punteruoli pari! Torre pernigotti contro torre pernigotti! Sarà patto sto finale? Sarà pareggiante? Vediamo, patta è solo quando arbitro firma formulario, signore. Incredibile. Torre di 3. Difende il pedone e attacca il pedone da dietro. Incredibile. Torre B5. Come torre B5? Ma non torre B5, re B5! Re B5! Mi dici torre, mi dici re, scusate, sto cominciando un po' a perdere i sensi. Anch'io ho il collo degli zuccheri, signori. Re B5! Non capisci niente! Ho capito! No, sono qui da stamattina, Anzi, forse da ieri notte, non so bene quando è che ci ha rinchiuso qua dentro. Incredibile, re B5. Torre per D5 scacco. Via il punteruolo, signori. Via il punteruolo, è dato scacco. Adesso per in più il barba stratega. Re C4, scende. Incredibile. Torre di 7. Difende tutto, difende pedoni. Tutto difeso. Bene. Re C3. Re G5, avanza! Guadagna spazio! Attenzione! Torre per D2! Siamo entrati in questo finale, signori, di pedoni! Però Barba Stratega il pedone libero, passato, basterà. Re vicino ai pedoni bianchi e pedone lontano, ma basterà. Non lo so, vediamo. Attenzione qua. Re F4. Attenzione, minaccioso. Bravo psicologo! Re di 3! Il re nero non può entrare! Il re nero non può entrare perché i pedoni, guardate, lo tagliano fuori dalla casa F3, il re taglia fuori in queste case, non può entrare! Non può entrare il re, però! Neanche il bianco può venire fino a qua, perché se no il re entra e il pedone H vince. Attenzione.
Attenzione qui. Regi 4. Sto cercando di mandare in Zuzwang. Regi 4, provo ad andare a sberluccare il pedone. Incredibile. H5 di punta ruolo, H5 di punta ruolo, segnali. Re di 4. Corre, cerca di stare sia nel quadrato sia in proiezione di difendere questa casa. La casa è 3, il re nero non può entrare in E3 altrimenti vince. E in contemporanea sta nel quadrato del pedone nero, incredibile, questo re multitasking del baba psicologo. Un re col camice, signori, bianco. B6, avanti di punta ruolo. Baba psicologo. Re e 4. Zio. Sta ciondolando col re. B5 di punta ruola. Ma poi dovrei andarmela a prendere quel pedone. Stai zitta. Attenzione. Un po' di maretta. Re di 4. Sono di nuovo nel quadrato. B4! Attenzione, spinge ancora il barba stratega. Re C4! Lo va a prendere, signori. Adesso cosa farà il giro? Ma cosa succede qua? Stai zitto che non capisci niente, non vedi mattinone. Lo so, hai ragione, non vedi mattinone. Che ti devo dire? H4 di punta ruolo, signori. H4, vuole andare a scambiarsi coi pedoni. Qui è patta forse. Re per B4. Finalmente si è sbarruccato il pedone passato, quelli non dovrebbero più vincere. H3 di punta ruolo, bene. G3. Re in F3. Incredibile. Vuole fare il giro, sbloccare, andare a donna. Qui bisogna saper contare le promozioni. Tutto calcolato, eh. Bravo, bravo psicologo, dici che tutto calcolato. Re C5. Io ci provo. Re G2. Vuole mangiarmi il pedone della donna. G4 è partito il pedone passato. Re per H2. Pronti. G5. Attenzione qua. Re G1. Andrà donna. G6. H2. Attenzione, che succede qui? Che succede? Vuole andare a donna. G7. H1 uguale donna. H1 promozione a donna. Attenzione, un calo degli zuccheri del barba psicologo stavolta, incredibile, ha visto la donna sulla schiena. Ma psicologo, ci sei?
Ho avuto un calo degli zuccheri, scusa. Ho visto la promozione della donna, mi ho spaventato. Per fortuna ho la spinta in Giotto con scacco. Giotto donna scacco. Giotto donna scacco, è proprio psicologo. Donna G2. Donna G2 propongono il cambio delle donne. Donna mia. Ecco qua, hanno deciso di pareggiare. Signori, pareggio. La seconda patta di fila. Barba stratega. Io non ce la faccio più a stare qui, sono uno sgabuzzino. Io devo andare alle Galapagos dalle barbacubiste. Mi aspettano. Ho fatto tardi per fare questo match stupida. E io te lo pago io il barba tattico, mi do io quello che vuole. No, no, barba stratega non cedere, il barba tattico, sennò poi non smette più di chiedere. Sì, psicologico come me. Stai zitto, io non voglio stare chiuso come te in manicomio tutto il tempo, qui uno sgabuzzino. Che cosa vuole il barba tattico? Il barba tattico ha telefonato prima, c'è stata la telefonata? Dice che vuole metà del premio del barba psicologo e metà del premio del barba stratega. Quindi sono conti fatti, visto che voi vi siete sberluccati 900 mila dollari a testa, lui vuole 400 mila da te, 450 mila da te, 450 mila da lui. Ma quale matto? Ma cosa? Gli posso dare giusto 100.000? Barba tattico, se ci senti, 100.000 vanno bene? La porta è ancora chiusa, non vanno bene. Dai, ci metto 100.000 anch'io, facciamo 200.000. 200.000 barba tattico vanno bene? Non si apre ancora la porta. Cosa vuole quella? Io voglio uscire dallo sgabuzzino. Te ne ho fatto 100.000, sono 200.000, così sono 300.000. E 100.000 anch'io, dai, 400.000. 400.000 mi sembra già buono, perché loro vanno a 600, 600, 400. La porta non si apre ancora, vuole di più. Ah, io devo uscire dallo sgabuzzino. Faccio l'ultima offerta. E qual è l'ultima offerta? Per andare in pari, ho fatto i conti. Per arrivare a 800 a testa, 900, 900, sono 1.800, diviso 3? Diviso 3? Sono 600.000, quindi dovete dare 300.000 a testa. Li date? Va bene, io do 300.000, faremo 300. Va bene, anch'io sono stufo, devo andare a vedere la clinica. Bene, Sono 300.000 del barba stratega e 300.000 del barba psicologo. Barba tattico, accetti? Attenzione, prendi da dirci qualcosa. il barba tattico mi ha informato che ha accettato e tra un po' apre la porta dello sgabuzzino. Attenzione! Si esce dallo sgabuzzino, signori! Allora ci vediamo in sala analisi. A dopo! Bene signori, siamo riusciti a uscire dallo sgabuzzino, signori. Alla fine della fiera il barba tattico ha avuto la sua parte dei soldi, quindi si sono divisi equamente 600 mila dollari a testa. Però il barba fantasy. C'era anche la parte del Barba Fantasy, ma il Barba Fantasy è già partito per le vacanze, i soldi li aveva già presi, quindi dovranno dividere per 4. Dovranno fare 400 mila dollari a testa. Vabbè, si arrangeranno, l'importante è essere uscito dallo sgabuzzino, signora. Anche Brady, incredibili. Bene, guardiamo questa partita assurda. Il barba psicologo i pezzi bianchi, io sono preparato, abbiamo preparato Nepo sulla Rui Lopez, gioca E4. Barba stratega, lui gioca E5. Allora, cavallo F3, cavallo C6,
E qui Vescovo B5. Attenzione! Scusate signori, ma devo fumarmi una sigaretta. Ok. Bene. Una tipica Ruy Lopez. E uno può dire, oh, vabbè, che c'è di strano? Una Ruy Lopez è una Ruy Lopez. Bene. Però qui il barba stratega, posso giocare A6, variante Murphy, posso giocare la berlinese, posso giocare la Kotze, posso giocare la Bird, posso giocare la vecchia Steinitz, posso giocare la Smyslov, ok? Posso giocare il gambetto Schliemann, gioca A5, variante bulgara, signora, la variante bulgara, ma qual è lo scopo di A5? Qual è lo scopo di A5? Devo essere sincero, non l'ho mai capito. Non interroga il vescovo. Boh. Non riesco a capirne proprio l'idea. Comunque qui il barba psicologo gioca una mossa psicologica. Non gioca nessuna mossa che consiglia il motore, signori. A rocco corto, né vescovo A4, né D3. Né A4, né D4 immediato, niente, gioca C3, che è ancora valida, signori, perché voleva portare fuori per preparazione casalingua il barba stratega. Ma guardate che succede qui adesso, guardate che succede qui, F5, la preparazione invece del barba stratega immensa sulla variante bulgara, gioca F5, la migliore del motore. Gambetto, sembra un gambetto Jenisch Schliemann, però con A5, un po' incredibile. Qui il barba psicologo accetta, o perché vuole andare a vedere, vuole andare a parare cosa significa questa roba qua, cioè nel senso, dice, bene, hai dato il pedone su questa variante, andiamo a vedere cosa hai studiato. Cosa ha studiato? E4. Attacca il cavallo. Dopo E4, cavallo D4. Ok, salva il cavallo. Cavallo F6, la migliore del motore, sviluppa un pezzo per evitare scacchi di donna in H5. Perché il bianco minacciava scacco. Quindi cavallo F6, D3 di punteruolo, la migliore del motore, signori. Io vi consiglio di non giocare queste linee, cioè, col nero la variante bulgara, non lo so, non è da essere umani, non si può giocare questa roba qua. Ora, Dopo la mossa di punteruolo, qui ha cambiato il cavallo, la migliore ancora del barba stratega, presa, brutta doppiatura, il motore non sa dare una valutazione, fa più 0,5, più 0,2, più 0,4, non riesce a capire questa posizione, e non ci sono più allora partite trovate, nessuna. Dov'è che sono usciti da... C3 è proprio la novità, perché qui c'erano delle partite, una l'ha vinta il nero, una l'ha vinta il bianco e una patta, ok, dal database. Però il barba psicologo è subito uscito dalla teoria, novità teorica, C3, presa, cavallo F6, D3, presa, e qua. Ha giocato C6, la migliore del motore, attacca il vescovo. Ma qui il barba psicologo ha stupito tutti lasciando il pezzo in presa. Il motore dice vescovo A4, salvi il pezzo, però dice anche, adesso dice che D per E4 è buona. Incredibile, barba psicologo, cosa ha trovato qua?
Sacrificio di pezzo. Qui Barba Stratega ha preso, si è sbarruccato il vescovo e qui E5. Incredibile. Il bianco con un pezzo in meno reclama un vantaggio. E qui se non si gioca a vescovo B4 si rischia di perdere la partita. Infatti la gioca vescovo B4 scacco, sviluppa il pezzo. E qui altra surprise del Barba Psicologo. Io mi aspettavo cavallo C3, sviluppa un pezzo, ma i barbascacchi sono barbascacchi mica per niente, no? E gioca re in F1, spaventevole re in F1. Il motore la valutava male, però adesso si sta ricredendo. Il motore non sa nemmeno lui che valutazione dare. Incredibile, re F1. E qui il barba stratega gli ha detto io arrocco corto e arrocca corto. La migliore del motore. E qui è ancora la migliore, l'unica che tiene un micro vantaggio. A3, interrogazione del vescovo e la gioca. E qui è una mossa fuori di testa. Questa è una mossa. Questa mossa non la trova nemmeno Carlsen. Cavallo, ma a meno che non si prepari in modo specifico su questa linea, ma la scacchiera non la troverà mai. Cavallo in E4, lascia il vescovo impreso. Ma che succede se si prende il vescovo? Perché il barba psicologo non ha preso il vescovo, ha paura della trappola. Che succede qui? D6 addirittura. D6. Ah, tutta sta roba perché tanto il pezzo l'aveva preso prima. Il pezzo ce l'aveva già in più. E quindi chi se ne frega. Però qua c'è addirittura G4 per difendere il pedone, D per E5. Ma che linea è questa? Torre per A5. Torre per A5. Pedone per A5 e per D4 cavallo D2 cavallo F6 gioco totalmente pari al pedone in più beh, però questo qui cade adesso vescovo di colore contrario re per aria butch comunque. Il barba, scusate, il barba psicologo ha attaccato il vescovo. Ha attaccato il vescovo con A3, cavallo E4. E adesso qui il barba psicologo non ha preso. Ha giocato subito F3, la migliore del motore. Incredibile. D5 di punta ruolo, signori. La quarta linea del motore. Sembra un blunders. Guardate, da più 1,70. È un blunders. È un blunders. Lasciamo andare il motore ancora un po', vediamo. Sta scendendo, attenzione. Il motore non ci capisce nulla. Più uno, sta scendendo. Ma incredibile, signori. Incredibile. Abbiamo profondità 22 brady. Più 0,6. Ma da più 1,70 più 0,6, ma che roba è? Assurdo. Il barba stratega ha confutato il motore, signore. Più 0,6. Qui non si è sberluccato il pezzo, qui ha giocato F6 il barba psicologo. F6. E lui ha trovato vescovo D6. Vescovo, guardate F6, a cosa serve?
Il vescovo qui in presa dal pedone, 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 non lo fa uscire. Incredibile. Se prende il pedone, prende il vescovo. Ma allora cosa fa? Il Barbastratega lo mette qui per dire: ah, prendimi il vescovo, prendimi il vescovo. Se prende il vescovo è un blunders. Che quasi perde la partita, donna per F6 è quasi game over. Però il barba psicologo è il barba psicologo, non ha preso. Ha giocato F per E4, ha preso il cavallo, la migliore. Prende il cavallo e qui vescovo C7 è la migliore del motore. Incredibile. E qua la mossa che non giocherebbe nemmeno in Paul Morphy nei tempi migliori, nemmeno Capablanca, nemmeno Carlsen nei tempi migliori, nemmeno Kasparov, nemmeno Bobby Fischer, nemmeno Tal, nessuno giocherebbe la mossa che sta per giocare. Il barba psicologo ha giocato Reine 1, incredibile. Il motore dice che è ancora buona, assurdo, è incredibile. Qua ha sberlucato il pedone, la migliore presa. E qui cavallo C3 è la migliore ancora per reclamare un leggerissimo micro vantaggio, più 0-2. F per E5 è la migliore. E qui donna H5 è l'unica che tiene la partita. Donna H5. Spaziale. Questi non sono scacchi, cioè re in mezzo alla scacchiera. Quadrato centrale di pedoni, tutto occupato cioè il quadrato centrale, boh, come si fa? Tutti i pedoni sono in presa. Coppia di vescovi del nero, però il bianco ha tutti i pezzi qui che attaccano, non lo so, ma re mutante, compenso, non lo so. Qui ha giocato donna F6, la migliore del motore, minaccia donna F2 scacco. Vescovo in E3, para lo scacco. E per D4 la migliore, forchettone. Cavallo per D5 unica, attacca donna, attacca vescovo e toglie il forchettone. Donna E5, la migliore. Propone il cambio delle donne, ma qui non cambia subito, né da prima scacco, la migliore, scacco. Cambio delle donne, presa. Presa, vescovo E5 la migliore. Incredibile partita. Adesso diventa una partita tecnica. Torna per Nigotti in C1. D3 di punteruolo. Barba stratega mostruoso. D3. Vescovo H6 la migliore. Attacca il torna per Nigotti. Torre 8 la migliore, salva il torrone per Nigotti. E qui re di 2 la migliore. Lascia il pedone in presa. Però non lo prende, gioca vescovo di 7, sviluppa un pezzo, la migliore. Torre HF1, la migliore del motore, incredibile. Vescovo C6, la migliore. Torrone per Nigotti F5, la migliore del motore. Brava psicologa. Incredibile. E qui vescovo per B2 è la migliore. Qui avranno giocato al 99,9% di precisione. In una linea assurda. Torre B1, la migliore. Attacca vescovo. Vescovo per D5, la migliore. Qui torre G5 scacco, la migliore. Reina F7. E qua pedone per vescovo. Forse era meglio il torne per Nigotti, non si sa. Comunque, preso. E qui attenzione, che cosa trova? Pezzo in presa, eh. In un finale, torrone per Nigotti vescovo contro due torroni per Nigotti vescovo. Cioè, attenzione, qui un finale pari,
mostruosa, B4 è la migliore del motore. B4 non te la trova nessuno. B4 è assurdo, pezzo in presa. E si sberlucca il pezzo. Incredibile. Allora, qui guardate il motore, è schizzato a meno 2,50, ma poi si ricrede. Meno 0,7. Pensa che siano tutti blunders, perché dice, ma cosa, come si può giocare a scacchi così? Lo dice il motore, ma come si fa? E poi lui stesso dice, ah sì, l'hanno giocato i barbascacchi, allora va bene. Scacco, la migliore. Re C1 ha giocato la migliore. Torre C8 scacco. E il nero sta leggermente meglio, col pezzo in meno. È assurdo. Qui Re B1, unica. Torre per B2, la migliore. Presa, presa. E qui, signori. B per A3 scacco, la migliore. E non si può prendere, perché sennò si fa donna. Che trappolazzo. Che trappolazzo. Se si prende, D2 e il pedone non si ferma più. Ma uno potrebbe dirmi, vabbè, ma da prima scacco, lo spinge da prima scacco, poi torna indietro col torone per Nigotti. Re G6, torna qui, se torna indietro col torone per Nigotti arriva a torre, no, si prende il pezzo. E adesso questo qui, questa scacco in C3 è più complessa di quello che pensassi. A4, torre D3, presa. Re G5, siamo finiti più o meno come, quasi come in partita, ma qui è vinta per il nero. Invece, per una questione di tempi, forse. Ma è assurda questa roba qua. Cioè, non prende il pedone, sennò perde. Ha giocato Re B3. La migliore del motore. D2 di puntaruolo, vuole entrare nella stessa linea di prima. Ha dato scacco, Re G6, è tornato subito in F1 per evitare la promozione. Si è sberluccato di nuovo il pezzo indietro. Barba Stratega sapeva di recuperare il pezzo dopo tutte queste mosse. Incredibile. Torre D1, unica che salva la partita. E qui A4 scacco, signori, la migliore. Spaventoso. Qui non si può prendere in A4, non si perde la partita. Si fa A2, poi A1 scacco, prendi col torone per Nigotti, scende il torone per Nigotti in C1. Guardate. Se si prende questo, questa, che fai? Re B3. Anche a uno scacco subito, però questa forse addirittura, questa vince subito, perché se prende il pedone fa donna, prende il torone per Nigotti, prende col pedone fa donna, quindi non si può prendere, si può prendere A3, e allora prende A3, incredibile, 1000 trappoloidi da parte del barba stratega, ma barba psicologo ce la fa, signora. Ha preso. Qui scacco in C3, sberlucca un altro pedone, torre D3. Questo è come il finale di prima, solo che il bianco è qui e non è qui, e il nero è qui e non è qui, e c'è una differenza, perché altrimenti il nero riusciva a giocare questa manovra. Ma è molto complicato questo finale, devo essere sincero. Questo è da studio. Questo è un finale da studio, signori. Re B5. Torre per D5 scacco. Il re rientra nel quadrato. Adesso può entrare su questo pedone. Torre D7.
Barba stratega. Re C3 va a sbarruccarsi il pedone. Re G5. Qui vedete, attenzione, il motore, vedete, per un attimo ha detto meno 2,2, poi si è ricreduto. Non sa nemmeno lui valutare questo finale. Re G5. Incredibile. Qui, torre per D2, entra nel finale. Presa, 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 presa. Re F4. Questo è un finale patto. È patto perché questo re riesce a stare sia nel quadrato di qui e sia a controllare queste case di entrata del re, no? Non può, non deve muovere i pedoni. Il re non può entrare in queste due case. Neanche qui può entrare. Non può entrare da nessuna parte. Quindi i pedoni fanno barriera, il re fa barriera, in più il re sta dentro il quadrato di questo pedone. Questa è la tecnica spaventosa. Una mossa sbagliata e si perde la partita. Dopo re F4, guardate, il motore aveva detto re di 3 blunders, invece non è blunders. Re di 3. Motore non conosce questa cosa. Adesso se n'è accorto forse. Re G4. Re C4. Appena re va in F4, il re deve controllare questa casa. È fondamentale che il re nero non entri qui. Se il nero entra con re in E3 è finita. Incredibile, signori. Solo su questo canale like e iscrizioni, mi raccomando. Qui ha giocato H5. Voleva andare a rompere questi pedoni, però tanto. E adesso è pari. Non si vince più. Ha giocato re di 4. B6 di puntaruolo. Re in E4. È ancora nel quadrato. Il pedone è ancora fuori dal quadrato, quindi il re può ancora stare qua. B5 per entrare nel quadrato. Re D4 per rientrare. B4 sacrifica il pedone, qui il barba stratega. Re C4. H4. Re per B. H3. E qui il barba psicologo mangiando pattava la partita, però ha voluto dare ancora un fastidio. Ha voluto giocare ancora questo escamotages. Però non c'è cascato il barba stratega, è venuto qui. Re C5, Re G2, adesso ho cominciato a spingere. Nero sembra molto vicino alla promozione, però il re si dovrà mettere sotto scacco. G5, Re G1, G6, H2, G7. E quando il barba stratega ha promosso la donna, il barba psicologo ha avuto un calo degli zuccheri, ha visto la donna subito sulla scacchiera. Si è spaventato, è svenuto, però poi ha visto che c'è la promozione con scacco e qui il barba stratega ha detto: oh sì, tanto è inutile dare gli scacchi sempre con la donna, pattiamo sta partita. Quindi gara 2 finisce ancora in pareggio 1-1, segnali. Bene, segnali, che dire, una puntata clamorosa. Ah, dobbiamo andare poi a recuperare Scacchina perché il barba tattico ha tirato lo sciacquone, chissà dove è finito Scacchina. Quindi per domenica prossima, signori, bisognerà recuperare Scacchina e tornare a giocare al Madison Square Garden, signori. Beh, che dire, una partita clamorosa. Barba tattico clamoroso che ci ha imprigionati nello sgabuzzino. Avete visto il famoso sgabuzzino, finalmente. Ora un po' di pausa. Qualche giorno di pausa. Tornerò
Volevo tornare venerdì col personaggio misterioso. Non saranno scacchi criminali, perché non faccio sempre scacchi criminali ogni tanto. Andremo a vedere qualche personaggio, un campione mai campione. Andremo a conoscere un talento mostruoso che decise di smettere di giocare a scacchi. Un papabile anche campione del mondo. Quando si è accorto che non poteva diventare un tops da campione del mondo, in età molto giovane ha deciso di cambiare mestiere. Però non vi voglio dare altri indizi. Un giocatore sconosciuto che nessuno di voi conosce. Bene. Allora, mi raccomando, buona prossima settimana, che dire. Ah, volevo dire questo, signori. Devo ringraziare Scacchi e Verità perché su un suo video mi ha chiesto scusa per avermi nominato amico Fritz, ok? Poi mi ha chiesto scusa perché lui aveva frainteso la mia valutazione sulla mobilità dei pezzi. Lui l'aveva mescolata al controllo dei pezzi, al controllo delle case. Non ci siamo capiti. Beh, mi ha chiesto scusa, lo devo ringraziare. Io mi sono anche iscritto sul canale. Lui ha detto di iscriversi al mio canale. Alla fine, da un equivoco, forse può nascere anche un'amicizia. È un personaggio strano, però è anche simpatico a suo modo. Sì, magari usa dei termini un po' forti. Subito d'impatto mi ha chiamato amico Fritz, mi ha un po', insomma, ha un po' confutato la teoria della mobilità dei pezzi. Il punto è che mobilità dei pezzi non significa controllo delle case, no? A mobilità. Bene, ringrazio anche Scacchi Verità. Che dire? Con questo è tutto, facciamo un break, vai alla telecamera, salutare anche tu, vai alla telecamera. Ciao, sono Brady, il barbatattico ci ha chiuso nello sgabuzzino, avevo tanta paura. Però adesso facciamo un po' di pausa, un po' di riposo, ci vediamo poi venerdì. E poi quando finirà il match organizzeremo una simultanea con me, anche se è un po' che non gioco a scacchi. Sono fuori allenamento, però voglio fare la simultanea. Faremo una simultanea con Brady. Adesso vado a dormire che sono stanco. Ciao ciao. Bene, Brady, vai a dormire che è stanco. Quindi ci sarà una simultanea, non si sa quando. Forse a metà giugno, signori, giù di lì. Non si sa, non si sa. Bene, ma che succede? Sento qualcosa dietro il collo. Ma che? Ah, ecco. Ma è lui! Torno il grande! Scacchina! Ma dove si era infilato? Sotto il cuscino! Scacchina, che è successo? Ciao, sono Scacchina! E il barbatattico ha tirato lo sciacquone mentre dormivo, ma io me ne sono accorto in tempo. Sono uscito dal water e mi sono nascosto nel letto di Carlo. Quindi non sono finito giù dalle fogne. Domenica prossima si giocherà di nuovo a casa mia, al Madison Square Garden. Ciao a tutti! Barba Scacchina, che barba Scacchina, lui è stato più furbo del barba tattico, signore. È uscito dal cesso prima che tirasse lo sciacquone. Grande Scacchina si è nascosto dietro il letto. Attenzione! Bene, signori, con questo è tutto. Ciao, arrivederci. Like e iscrizioni mi raccomando.